Ciao, in questo video andiamo a vedere le diteggiature delle triadi maggiori e minori. Prendiamo in considerazione iniziamo con le maggiori, il re maggiore. Allora, il re maggiore è formato dalle note re, fa diesis e la. Abbiamo tre possibili diteggiature. Secondo me, a meno poi potremmo averne anche altre, però quelle più utilizzate, secondo me alla fine sono tre. Abbiamo il re, la prima diteggiatura va a prendere il re con il dito 2, quindi vai al tasto 5 della corda di la e prendi il re in questo modo. Poi abbiamo il fa diesis, che è la terza maggiore, che dista due toni dalla fondamentale, e la troviamo senza muovere la mano qui sul tasto 4 della corda di re. Poi, sempre senza muovere la mano, troviamo la nostra quinta, il quinto grado, che è il La. Quindi con il mignolo andiamo a prendere il La. La prima diteggiatura, quindi, è a mano ferma, in cui mettiamo il dito 2, cambiamo corda 1 e 4. Il bello delle diteggiature è che se tu cambi la fondamentale, vale la stessa diteggiatura se vuoi fare la triade maggiore, oppure anche la stessa presa da un'altra parte. Ad esempio, se prendo questo re, rimane sempre 2-1-4 come diteggiatura. Se voglio fare si maggiore, prendo il si e la diteggiatura resta sempre uguale, perché il basso, così come la chitarra, è uno strumento geometrico e quindi possiamo sfruttare anche le diteggiature, ma non tralasciare mai comunque le note. Allora, questa è la prima diteggiatura. La seconda diteggiatura è quella che invece va ad impegnare tre corde diverse. La mano rimane sempre ferma. Partiamo sulla fondamentale con il dito mignolo, quindi prendiamo sempre lo stesso re e andiamo a prenderlo con il mignolo. Il fa diesis, che è la terza maggiore, lo prendiamo con l'anulare. E l'indice invece qua sopra, quattro tasti, va a prendere il La. Questa qua, come diteggiatura, la considero un po' più chitarristica, perché sul basso è abbastanza scomoda. Il quinto grado poi solitamente lo si prende quasi sempre quello dell'altra diteggiatura, senza il salto di corda. Difficilmente vedrai questa cosa qua, è molto più probabile questo, perché sono corde vicine, suonano anche meglio vicine. Dicevo da chitarrista, perché un chitarrista lo vede come accordo e quindi lo si può suonare come tre note anche insieme. Chiaramente sul basso qua non funziona, magari dovrei alzarlo di un'ottava. In questo caso potrei andarlo a suonare così. Questa è la seconda diteggiatura. La terza diteggiatura invece prevede un allargamento. Qui possiamo fare delle scelte a livello di utilizzo delle dita. Allora, il re rimane sempre questo, lo prendiamo con il dito 1. Il fa diesis andiamo a prenderlo sulla stessa corda, quindi due toni sotto, quindi 1, 2, 3, 4 tasti dopo, e possiamo prenderlo o con l'anulare. In questo caso ci ritroviamo l'indice sulla quinta, sul La comodo, quindi facciamo uno spostamento, ma poi la mano rimane lì. Indice, anulare sul Fa diesis e indice sul La. Altrimenti, un'altra possibile diteggiatura con un po' minore sforzo, ma un po' più impegnativa, sempre stesse note, sono Re, Fa diesis con il mignolo e poi il La con il medio. Volendo potremmo anche chiudere un pochettino la mano, prenderla con l'indice. Oppure, così è più scolastico, più giusto scolasticamente, ma si può fare allo stesso modo, tanto le note sono sempre quelle. Veniamo alle triadi minori. Quindi, per le triadi maggiori abbiamo individuato tre possibili diteggiature abbastanza comode. Per le triadi minori, invece, le diteggiature secondo me possono anche essere soltanto due. Vabbè, no, quelle sempre comode,
Allora, partiamo con il re sempre. Innanzitutto diciamo che cosa cambia nella triade minore? Cambia il terzo grado. Mentre prima era fa diesis, re fa diesis la, nel minore re fa naturale la. Questo perché? Perché nella triade minore, tra la fondamentale e la terza, deve passare un tono e mezzo. Quindi se questo è il re, io conto un tono e mezzo e vado a prendere il fa. Chiaramente il terzo grado re mi fa, devo sempre contare che ci siano tre note. Quindi la prima diteggiatura va a prendere il re con l'indice, il fa con il mignolo e la nostra quinta con l'anulare. Qui la mano sta ferma e va a fare quindi questa diteggiatura 1, 4, 3. La seconda diteggiatura che ti consiglio è quella che dicevo chitarristica per il maggiore, quella che si sviluppa sempre a mano ferma ma su tre corde. Assomiglia a quella là, infatti cambia poi sempre soltanto una nota da triade maggiore a minore. Abbiamo il re con il mignolo, il fa naturale in questo caso, quindi non andiamo con il dito 3 a prendere fa diesis, ma il medio fa naturale con il 2. Poi con l'uno la nostra quinta il la, quindi abbiamo 4, 2, 1, mentre prima nel maggiore era 4, 3, 1, maggiore, minore, 4, 2, 1. Ok? Chiaramente anche nel minore tutte queste diteggiature sono spostabili. Voglio fare la minore, parto da la, trovo un la. Questa era la prima diteggiatura, 1, 4, 3. Chiaramente volessi fare la seconda diteggiatura, ma partendo da questo La mi mancherebbe una corda, quindi non posso prenderlo qua, ma ad esempio individuo questo La, 4, 3, 1. Quindi cerca di familiarizzare con queste diteggiature, pensa alle note, pensa ai gradi soprattutto, perché poi cambiando tonalità il grado rimane lo stesso e cerca di suonarle il più possibile e iniziare a visualizzarle. Spero che questo video ti sia stato utile, io ti saluto e ci vediamo alla prossima, ciao!